Già, una delle cose più strane che abbia mai trovato. Sir Francis Drake si è immolato per Sally. Che trio. Grazie tante, Sandisma. Sì. Giochi. Questa è bella. Ah, stai lavorando su questo? Ci serve proprio un'altra vacanza. È troppo tempo. Stavo facendo delle ricerche. Ah, ora si chiamano così? È vero. Ti spiacerebbe prendere il cibo? Qui ho quasi finito. Oh, certo, subito.
Grazie. Ottimo. Finito? Sì. Sai, no? Forse è lungo e pieno di errori di battitura, ma esistono i revisori, giusto? Oddio, che fame. Sembra buono. Dunque, com'è andata oggi? Cosa? Non si è capito niente. Scusa. Scusami. Com'è andata oggi? Oh, è andata bene. Classica giornata da sogno. Ho ripescato spazzatura dal fiume. Già. Ma almeno ti sei fatto una nuotata. Hai trovato rifiuti interessanti? No, un vero cimelio. Era primo ventesimo secolo. Un camion. Autentico. Pare che i nativi lo chiamassero autocarro. Oh, mamma mia. Sì, insomma, sai, le solite cose. Dimmi del tuo articolo. Allora, era nato come un articolo leggero sul turismo a Bangkok, ma dubito che la rivista apprezzerà il taglio che ho deciso di dargli, perché tutti quanti hanno iniziato subito a parlarmi del problema dello smog, di come ti colpisca dritto ai polmoni non appena metti piede giù dall'aereo. Quindi ho fatto subito inversione ed è diventata una leggera riguardo. Ah! Che c'è? Dove sei? Sono qui, torturato da una forchetta. Cosa? Davvero? Che c'è? Non fermarti, era interessante. Oh. Sì. Bene, di che parla l'articolo? Scusa? Quale? Questo? Parla della città perduta di Bangkok. No, non di Bangkok. Di città perdute vicino a Bangkok. Dentro o fuori i confini di Bangkok. Wow. Va bene, mi spiace. No, è stato coraggioso. Però ci sono andato davvero, vicino, sì. No? Vicino è un parolone, ma sì, c'eri quasi. Jameson ti ha proposto ancora il lavoro in Malesia? Jameson mi propone sempre il lavoro in Malesia. Senti, Nate, penso proprio che dovresti accettare. È che non lo voglio. Davvero. Per prima cosa non hai permessi. E si era stabilito che non avremmo più preso d'accordo, lavori così. Ma non ne vale la pena. Non sembra così tanto rischioso. Se il problema sono solo i permessi, no. Puoi chiamare Sullivan. Dai, da quant'è che Elena, non lo vedi? 2 anni. Possiamo chiudere il discorso. Va bene, ma non voglio che rinunci per colpa mia. Rinuncio perché non voglio farlo, ok? Apprezzo il tuo gesto. È solo... Allora vado di là a lavare questi piatti. Ferma, faccio io. Ma dai, li hai lavati ieri. Tu hai cucinato, io lavo, tranquilla. Insomma, almeno lascia che me la guadagni, in qualche modo. Potremmo... giocarcela. Vorresti giocartela? Sì, con il tuo giochino elettronico. Scommetto che posso battere il tuo record. Pensi di poter battere il mio record nel giochino elettronico? Sì, e tu hai paura. Ma non sai neanche come si chiama. Non mi serve sapere come si chiama. Ti ho vista giocare. Devi saltare e correre. E io ho un talento naturale per questo. Davvero? Allora, che ne dici, pollo? Scommettiamo? Oh, wow. Ok, fenomeno. Ok, guarda e impara. Ah, non vedo l'ora. Tutto qui? No, deve caricare. Caricare? Sì. Ci sta mettendo parecchio. Non hai pazienza. Quando accendi qualcosa ti aspetti che... Ok, ci siamo.
Qualcosa non va? No, no, è che... come fai a... Come si inizia? Premi il tasto start? Lo sapevo. Ok. Ci sono. Ok, devi correre verso la telecamera. Verso la telecamera, ricevuto. E il tasto cerchio e l'attacco vortice. Attacco vortice! E premi X per saltare. Ok, qual è la X? Usa il pollice destro. Ok, scappa dal macigno. Perché il macigno mi insegue? Tu pensa a scappare. Io non ho fatto niente. Girare così. Bravo! Vero? Che bestia è? Una volpe? Beh. Sembra una volpe. È una volpe con la X. Spacca le casse. Una volpe che spacca le casse. È un bel. Insomma, lui fa così. È una volpe, è non molto realistica. Perfetto. Quelle volpi non fanno così. È un Bandicoot. Assomiglia affatto a un Bandicoot. Hai mai visto un Bandicoot? No, ma indossa le scarpe del ginnastico. Ok, prendi tutti. Cosa sono i fatti? 100 frutti per una vita extra. 100? E tu ce l'hai tempo di prendere 100 frutti? Così. Te la sei cercata. Oh. Non ci credo. Ce l'avevo quasi fatta. Puoi sempre ricominciare. Dai, ti arrendi o riprovi. Ma la mia auto servirebbe una bella cosa? Pulita. Che fai? Ti metti a sfottere ora? Sì, c'è una modalità che si chiama facile. Tu l'attivi. Ed wow. È molto più facile a livello facile. Parla, parla. Che vorresti fare? Guarda che ti avverto. Che vorresti fare? Attenta. Nella vita reale. Ehi, cosa sai detto... fare? Dimmi. Stai attenta. Che cosa sai e fare se faccio così? Vita vera? Ehi, sei felice? Sì, certo. E tu? Beh... Beh... Che significa? Vieni qui. Non siamo ancora aperti! Siamo chiusi! Ah, andiamo! Va bene, arrivo! Rompi palle. Sì? Posso aiutarla? Sì, io... Sto cercando il mio fratellino. È alto più o meno come lei, un po' più magro. Con molti meno capelli grigi. Sam. È bello rivederti, Nathan. Oh mio Dio, Sam. Ok, tutto ok, calma, tranquillo. Ma come? Pensavo fossi... Li ho visti spararti. Sì, l'hanno fatto proprio qui. Cazzo. I dottori hanno... Beh, dottori. Mi hanno ricucito e... sbattuto di nuovo in cella. Sì, ma io ho telefonato e controllato ovunque. E ogni persona, ogni documento, confermava la tua morte. Nathan, abbiamo ucciso una guardia. Volevano che marcissi in quella cella per tutta la vita e ci è mancato poco. Cazzo, Sam. Se l'avessi saputo, io ti giuro che sarei tornato... Tornato a prendermi. Lo so, Nathan, lo so. L'unica cosa che conta è che sono libero. Ehi, sei ancora fra noi? Sì. Mi serve aria. Non vorrai svenirmi no, in braccio, spero. Potrei. Non è una cosa da poco, no? Ma tu, come sei uscito? Quando sei uscito? Come mi hai trovato fino a qui? Ok, calmati, ok? Siediti.
Parlami di te. Dai. Di me? Sì. Che c'è da dire? Beh, ho chiamato i vecchi contatti. Mi hanno raccontato delle storie pazzesche. Quali storie pazzesche? Sparatorie. Tu appesa a un treno deragliato sull'Himalaya. Sì, quello... Quello è successo. Andiamo, cosa mi sono perso? Cazzo, Sam, da dove inizio? Inizio dalla parte migliore. Ok. Ricordi la nostra teoria che Sir Francis Drake finse la sua morte? Sì, ma... Okay. Era vero. Ho trovato la bara. Al largo di Panama? Sì, sì. Ok, e stai a sentire. Faccio per aprirla, sì? E non c'è il corpo. Ma sul fondo c'è il suo vecchio diario. Mi prendi per il culo. E quindi un'altra città leggendaria distrutta. Ma ne siamo usciti vivi, a malapena. Incredibile. Già, lo è stato. Peccato tu non ci fossi. No, è che è letteralmente incredibile. Mi stai dicendo che sei inciampato sull'ennesima miniera d'oro archeologica e non so come ne sei venuto fuori a mani vuote. Sì, beh, è un po' la storia della mia vita. A dire il vero, qualche gengillo l'ho portato a casa ogni tanto. Mm. Ho comprato l'auto, la casa, l'anello di fidanzamento. Oh, già, l'anello, sono sposato. Che scemo è Elena, quella delle avventure, è mia moglie. Devi conoscerla. Stasera, a cena, a casa nostra, vieni a mangiare. Così potrò dirle tutto di te. Merda, dovrò dirle tutto di te. Nathan, sono in un mare di guai. Cosa? Di che parli? Che tipo di guai? Il nome Hector Alcazar ti dice niente? Sì, è il boss della droga. Mm-hmm. Il macellaio di Panama, giusto? Perché? È una storia complicata, ma... Era in cella con me l'ultimo anno. Per questo sono riuscito a uscire.